Le parole possono ferire più di uno schiaffo e lasciano ferite che non si cancellano neppure in rete. Messaggi aggressivi e carichi di odio crescono in una società che vive sempre più la contrapposizione ed evita il confronto. Ovvio che la cultura può rappresentare l'unico antidoto per creare nella comunità online e offline gli anticorpi per contrastare il fenomeno dilagante dell'odio. Ne è certa anche la regione toscana che di Internet Festival ha organizzato la tavola rotonda Odio Dunque Sono, che ha portato al centro punti di vista, esperienze e dati. Quel che certo, secondo la regione, come ha ricordato la stessa vicepresidente Barni, è l'importanza di dare vita a strategie educative per arginare il fenomeno. Arginare prima di tutto significa conoscere il fenomeno di cui stiamo parlando e quindi un incontro come quello di stamattina, che ha messo insieme chi lavora sulla mappatura di questo fenomeno, anche utilizzando metodologie molto, molto innovative, rappresenta il primo passo. È chiaro che una volta conosciuto il fenomeno e conosciute le dimensioni di questo fenomeno, occorre fare una diagnosi e poi costruire una strategia. Come Regione Toscana stiamo cercando e la Regione Toscana da tanti anni lo sta facendo, lavorando sui temi della memoria e costruendo per i temi della memoria azioni diverse che vanno dal sostegno e dal lavoro con gli istituti storici della Resistenza fino all'organizzazione dei seminari per gli insegnanti, i corsi, il treno della memoria, ma anche queste iniziative appunto per il contrasto all'odio. La questione è quella di avere una strategia politica forte che si serve di determinate misure, determinate azioni per raggiungere degli obiettivi. Ma quando sono le stesse istituzioni ad essere le prime ad utilizzare linguaggi aggressivi e fomentare l'odio per ottenere voti e consenso come merce di scambio, un tema analizzato e più ripreso dalla sociologa Chiara Saraceno, che non ha mancato di bacchettare anche gli attuali vertici del governo, ricordando che i politici anche del conflitto dovrebbero tenere a mente l'importanza della coesione sociale. Saraceno si è poi concentrata sull'aggressività che dilaga in rete internet, però secondo lei non deve essere demonizzato. La rete ha fatto anche cose grandiose, permette anche di, per esempio, organizzare campagne buone a favore, eccetera. Quindi la rete in sé consente l'una cosa e l'altra. Quello che forse non ci rendiamo conto è che quando viene utilizzata in modo aggressivo e violento ha degli effetti deflagranti. La celebrazione di internet come dello spazio entro il quale i cittadini avrebbero trovato la possibilità di esprimersi, anche di informarsi nella maniera più libera possibile, è stata un po' tradita da questa sovradimensione della spettacolarizzazione del odio in questo momento rispetto al contrario. C'è chi invece ha provato a contrastare il fenomeno dell'odio sull'online con un movimento, quello contro le parole ostili, dal quale è scaturito un manifesto in 10 punti per riflettere sulla propria presenza scritta e parlata sui social e sulle conseguenze di ciò che ogni giorno mettiamo nella rete. A parlarne è stato l'esperto di comunicazione digitale Edoardo Colombo, che sta facendo per Parole Ostili un lavoro di analisi, di informazione e di educazione nelle scuole e con i giovani. In fondo tutto parte dall'educazione e la cultura è l'unico vero antidoto contro violenza verbale, intolleranza e odio.